dalla filosofia all'astrologia, passando per il teatro, ma con un unico fine, quello di promuovere e valorizzare il sito archeologico aretino Castelsecco con una serie di eventi estivi. Il nostro interesse è, come dire, in qualche modo fare sì che i cittadini aretini possano venire in quel luogo, lo possano frequentare, lo possano conoscere, e noi gli offriamo anche quest'anno una serie di eventi che vanno, diciamo, dall'etica, vanno dalla musica giovanile, vanno dal teatro, vanno dalle memorie dell'archivio diaristico di Pieve Santo Stefano, anche all'astronomia, al vedere, come dire, Saturno con, nella notte, magari speriamo stellata, e poter far, come dire, godere ai nostri concittadini la bellezza del luogo insieme ad alcuni eventi che naturalmente sono aperti a tutti e gratuiti, assolutamente gratuiti. Nell'orizzonte del sito archeologico aretino potrebbe esserci addirittura la ricandidatura a patrimonio dell'UNESCO. Naturalmente ci dobbiamo lavorare, questo, diciamo, è un compito che sì, in qualche modo spetta anche l'associazione, ma noi, insomma, siamo, come dire, un soggetto minore, se vogliamo. In un percorso di questo tipo naturalmente dovremo attivare altre risorse, quindi l'amministrazione comunale, la sovrintendenza, ma bisogna essere anche chiari che ci vuole un passaggio anche in regione. Io avrò un incontro con l'assessore alla cultura della regione toscana il prossimo 5 di luglio, proprio, diciamo, per iniziare un percorso che ci possa in qualche modo inserire in un circuito internazionale e poter magari fare in modo che ci possa far giungere anche quelle che sono le risorse necessarie, appunto, come diciamo, alla revalorizzazione di questo sito.